Oh, girati. L'hai fatto incazzare. Insomma, di te. Ballotto di compagnia, qui il vostro Kids che vi parla. Oggi ci troviamo su Little Big Planet Carti in compagnia della mia ragazza Alessandra. Ciao a tutti. Stiamo giocando appunto a Little Big Planet Carti. Come vedete, la mia macchina è un... come si chiama? I muffin? Sì. Ok, un muffin. È un muffin alla crema e cioccolato, bellissimo karting. Prego, accenda il joystick. No. Entra, dai, su. No, no, su. Tronzo. Dai. E adesso vediamo entrare il bolide che ha scelto la mia ragazza volontariamente. Io imposto, se mai. La Peppa Pig Mobile. Facciamo vedere in tutto. Aspetta, però c'è le ruote. Aspetta, c'è le ruote muffin uguale a me. Non va bene, aspettate un attimo, eh. Ok, così è già... No! Così è già a posto. Pronti per la cottura, 40 minuti in forno, 180 gradi, è a posto. Per chi non sapesse che cos'è Little Big Planet Karting, sarebbe, diciamo, una copiata di Crash Team Racing. Ma devo dire che ovviamente queste meccaniche alla Little Big Planet, intanto la tua si annoia, queste meccaniche di Little Big Planet secondo me sono veramente carine. Il tuo personaggio è triste, fallo sorridere. Non è triste, è incazzata. L'hai già fatto incazzare appena entrata. E niente, adesso andiamo a giocare. Intanto sembra che c'ha due tette. Capezzolino. Andiamo a giocare. Anzi, che quella del mare che ti piaceva? No, quella del mare no. Secondo te il mio personaggio è un personaggio serio? Ti assomiglia in aspetto. No, nel senso il pet, non nella macchina. Ma ti sei guardato te come il sei? Il pet, non la Quante macchina. Quante ce ne vogliono? Imbecille. Ok, stiamo per fare la prima gara. La tartaruga, mi pare che si chiama adesso. Ok, tutti pronti? È passo di partenza. King of Kids all'ultimo posto. Qua bisogna fare derapate, ricordati di fare sì. La X. Me ne No, no, mi hanno rubato il gadget. Subito il missile. Prende qualcuno. Ma te perché trovi sempre le cose più potenti? Non perché mi sembra l'ho. Dai, dai, corri, corri. Adesso qua devi premere L1, ricordati. Ehi, ciao. Wow. Vedi, io sono già arrivata dall'altra parte. Attenzione. Devo arrivare primo, assolutamente arrivare primo. Derapata intanto da parte di King of Kids. Che liscia clamorosamente. No, l'ho preso. Aspetta. Ciao, arrivederci. No, intanto viene bersagliata lei. Ma no, ma che cazzo? No, mi stanno arrivando anche a me. No, please, figli di... Ehi, vai, schivata. Ma basta, perché ce l'avete con me? Oh. Ce l'ho fatta. Ma te mi stai recuperando? Sei sesta. E giustamente piglio il missile da... che alla ricerca, va bene. Spariamolo, tanto non c'è un culo. Colpa tua, me l'hai messo in mezzo. Ah, certo, non l'ho fatto spawnare io, non sono il creatore del gioco. L'ho fatto fermare apposta mentre passavo io. Schiva l'albero, è meno assurda. Come vedete, la grafica di questo gioco qua è carina perché è tipo cartunesca. Ah, ho dimenticato! Al volo l'ho preso! Che culo! E vai! E vince! E vince, silenzio! Lei va a prendere il palo, no? Oh. E arriva sesta. Eri quarta, eh? Infatti guarda lì che piange. Guardate l'esultanza. Oh. Olè. Oh la la. Guarda intanto il tuo personaggio che dice: per favore toglietemi sta qua. Per favore fatemi guidare un'altra, per favore. Vi chiedo perdono. Ok ragazzi, rieccoci. Siamo in una nuova gara. Perché mi sono spaventato? Non sarà una gara semplice. Aspetta, torna a sorridere. Eccolo lì, guardate che sorride. Questa gara qua mi continua a impappinare. Bisogna prendere l'uovo e tenerlo il più possibile. È una gara simpatica perché è diversa dalle solite gare appunto dove bisogna semplicemente arrivare primi. Quello dell'uovo, te lo ricordi? Sì, ecco. Sì, scusate, non ci giochiamo da tanto noi alla PlayStation. Perché prendo il turbo? È mio! Bastardo. Ma perché questo. Mi deve uccidere me e non muore quell'altro? Ma porca miseria. Ma basta! Io sparo alla gente e mi fottono le uova! Ma basta! Se lo ammazzo io, lasciatemelo a me! Non vorrei dire, ma ti ricordi che l'ultima volta aveva messo... Mio! Ho preso l'uovo! Ma perché mi deve uccidere qua? Non c'è un cazzo io? Sì, quando prendete l'uovo, praticamente diventate più grandi. Però siete molto più vulnerabili appunto alle... come cavolo si dice? Agli attacchi avversari. Sto guadagnando un sacco di punti!
Ma cazzo sei? Io sto continuando a fare giri girotondo la pista. Allora, ma... Che cazzo sei? No, ho perso l'uovo, sono un imbecille. Ho lasciato L1. Dov'è l'uovo? Dov'è l'uovo? Sì, tutte e tre pigliateli, no? Cosa? Sì, direi. Dove cazzo è l'uovo, ma? Eccolo lì, eccolo lì. Tu vieni qua di nuovo. Elite Big Planet non è stato molto famoso, nel senso perché è un'esclusiva PlayStation. E Little Big Planet originale sarebbe una specie di puzzle game, una sorta di... Cioè, è unico nel suo genere. Cioè, non ce ne sono tanti uguali. È mio, 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 mio. Come si dice, non ce ne sono tanti in giro di questa tipologia di gioco come Little Big Planet. Forse l'unico che ci si può avvicinare è Puppet, non so se lo conoscete. E devo dire che questo Little Big Planet, secondo me, mi ricorda tanto Crash Team Racing. Praticamente voi potete creare i livelli, potete crearli da zero come li volete. Tu che esulti dietro, cosa? Sei arrivata ultima? Cosa esulta? Non sono ultima. No, ancora settima. Cioè, non sono ultima. Beh, aspetta, fammi esultare, guardami. Aspetta, no, diventiamo tristi. No. Yeah, no. Yeah, no. Yeah, no. Ok ragazzi, eccoci con l'ultima gara del video. La cosa più bella di Little Big Planet, per chi appunto non lo conoscesse, visto che magari non ha PlayStation, è l'editor, perché ha un editor delle mappe e dei personaggi veramente fantastico. Oh mio Dio, dove siamo finiti? Soprattutto con quale forza della gravità abbiamo fatto quel volo. Ah, tu sei caduto giustamente. Io sì. A me sinceramente mi diverte giocarci a questo Little Big Planet Carter. Sì. L'ho preso. Sì, ci giochiamo io e la mia ragazza ogni tanto. È qualcosa di diverso, insomma, no? Allora, penso di avere la ragazza più negata con i videogame, però li adora, c'è la cosa comica. Guarda che salto! E mi hai superato? No, non mi hai superato. Dicevo, no, mi hai superato, ok. Invece mo' arrivo io, bam, presa in pegno con il pugno. Non mi hai preso. Sì, l'ho preso io col pugno. Stronzo! Dicevo, se volete appunto divertirvi, ve lo consiglio vivamente. Io l'ho preso gratis, grazie al PlayStation Plus, che poi ci farò un video a parte dove vi parlerò del PlayStation Plus. Dicevo appunto, l'ho preso gratis, ci giochiamo ogni tanto io e la mia ragazza e devo dire che è veramente qualcosa di divertente. Diteci nei commenti se magari vorreste altri video tra me e la mia ragazza, che lei ne sarebbe contentissima di giocare. Sì, molto. Infatti si è offerta volontaria, spontaneamente. Esatto. Abbiamo deciso di fare questo video qua su Little Big Planet Card. Fatecelo sapere appunto con un commento se volete altri video. E ovviamente con tutti i bei like. Magari se raggiungiamo quota 50 faremo un altro live. A finire dentro lì. Come hai fatto a buggarti? Come hai fatto a finire dentro lì? Ah, eccola, vedi. Certo che però. Oh, non è da tutti, è cioè, te se sei capace. Voi donne sapete rovinare anche un gioco, però, Dio santo. Neanche nei giochi sapete guidare voi donne. Non lo so, come fa? Dopo mi vado a rivedere il video e devo scoprire che cosa hai fatto per arrivare lì. Io? Niente, è lei che c'è andata, non io. Non dire cagate, dai. No, non sono arrivato primo, sono arrivato terzo. Oh, tu quinta, grande recupero. Ah, oh, hai visto? Però piangi sempre, perché? Hai visto? E vai. Che disonore io secondo, che disonore. Allora ragazzi, il video finisce qua. Spero che vi sia piaciuto questo piccolo video insieme alla mia ragazza. Tanto i nostri Sackboy vi salutano. E se il video è piaciuto lasciate un bel mi piace e un commento. Iscrivetevi al canale se non siete ancora. Passate alla pagina Facebook, trovate sotto in descrizione. E se raggiungiamo 50 like facciamo un altro video io e lei insieme. Niente, noi ci vediamo al prossimo video. Bye, dillo te. Bad Company Italy.